Bentornato. Oggi è martedì 15 marzo 2022. Le auguro una buona giornata. E quali sono i tuoi segni oggi? Oroscopo Vergine. Lavoro? Fortunatamente tanto, ma che fatica. Di lavoro ne avete e questa sì che è una fortuna, ma con la luna in dodicesima casa vi svegliate affaticati, forse a causa della scarpinata domenicale, che vi ha massacrato non solo i polpacci. Niente storie, con Venere e Marte in sesta casa il lavoro vi aspetta e se avete un ruolo non solo operativo ma anche creativo o manageriale, vincendo l'affaticamento, al lavoro ci andate comunque volentieri, felici di averne uno. Problemi niente a scuola, forse non avete studiato abbastanza, sta di fatto che nonostante l'appoggio di Urano in trigono non riportate voti encomiabili, tutt'altro. Adorate i vostri quattro zampe, ecco perciò una bella massima sulla quale meditare ogni volta che avete 5 minuti liberi, l'intelligenza è negata agli animali solo da coloro che ne posseggono assai poca. Arthur Schopenhauer. La coppia è stabile, grazie anche al contributo di entrambi i partner in fatto di equilibrio e maturità. Il rapporto di coppia appare giusto ed equilibrato e presto potrebbero maturare i giusti frutti. Matrimonio felice, fidanzamento giusto, emotività, perfezione, appagamento. Incontri con persone socievoli, mature ed equilibrati altrettanto interessati ad avere e mantenere un rapporto vivo e maturo. Chiarimento in arrivo da persone da cui non ve lo aspettate, recentemente siete stati in apprensione per delle persone che forse non meritavano tutto il vostro interessamento. Oggi è un'ottima giornata per recuperare il rapporto con una vecchia conoscenza che ti sta molto a cuore. Possibili chiarimenti. Soddisfazioni quasi in tutto. Organizza una bella cena al lume di candela. Questioni riguardanti casa o famiglia attireranno la tua attenzione. Non temete per la vostra serenità. Arriveranno buone notizie che risolleveranno la situazione. C'è qualcosa che vi irriterà, mantenete la calma e restate indifferenti, tanto passa presto. Non fate affidamento su persone esterne che non vi danno consigli disinteressati. Nei sentimenti meglio ragionare con il cuore. Fai attenzione a tutto ciò che è di vetro o tagliente. Prudenza oggi alla guida, rispetta sempre i segnali e potendo guida piano. Spingete pure sull'acceleratore e rendetevi al più presto quanto più indipendenti riuscite. I tempi sono maturi per una vostra risurrezione. In tutti i sensi. Una questione spinosa si risolverà al meglio. Basta essere pazienti e avere tanta buona volontà. Abbiate fede e tutto si sistemerà. Accantonate qualche amicizia poco sincera. Non perdete il lume della ragione se incontrerete la persona che vi piace. Rischiereste delle brutte figure, che verranno ricordate per molto tempo. In questa giornata, un po' della vostra voglia di possedere e prevaricare verrà fuori soprattutto con il partner o con un amico. Non proponete grossi affari ad altre persone, fate con comodo il vostro lavoro. Magari in questa giornata avrete ancora dei piccoli problemi di salute, ma niente che vi impedisca sul serio di mettercela tutta a scuola, a lavoro o anche dentro casa e con i figli. Nuova giornata che vede ancora un Urano in posizione armonica per il vostro segno dall'amico fidato Toro. Vi conviene inserire, se potete, il disbrigo delle incombenze, delle questioni più spinose, da poter risolvere nel mattino, preferenzialmente lasciandovi le questioni meno difficili e, più per voi agevoli, nel pomeriggio e in serata. Non pretendete di volere una famiglia linda e perfetta, tipo modello americano da pubblicità. Sapete che quei modelli sono i peggiori, nascondendo spesso infedeltà e poca comprensione. Tollerate qualche piccola discordanza e anche irregolarità presente nel comportamento dei vostri conviventi, vedrete che anche la vostra vita affettiva scorrerà più facile e armonica all'interno delle pareti domestiche. Per la Vergine il peggio è passato. In questo momento sei alla ricerca della verità ed è probabile che con questa opposizione di Mercurio tu possa scontrarti con una volontà diversa dalla tua, in casa o sul lavoro. Non avete nessun motivo per pensare che le cose vadano per il verso più storto e non ci sono motivazioni per mettersi in disparte e restare a guardare mentre gli altri costruiscono qualcosa. Pur nelle avversità,
potrete fare il vostro e potrete dimostrare di essere utili, ma soprattutto decisivi per il raggiungimento di uno scopo. Dovete soltanto decidere quale. Imbronciati con la Luna in dodicesima casa, bersagliata a sua volta da Venere e Marte, che dalla sesta segnalano tensioni sul lavoro e qualche problemino di salute. Nulla di che, precisa Urano con un bel trigono, ma sufficiente a mandarvi in paranoia, sono solo disturbi transitori che passeranno in meno di un'ora. Amore ed Eros. Partner adorabile, una persona così amabile e dolce la si trova solo con lanternino, sdrammatizza i vostri guai con una risata e vi prende dolcemente in giro quando vi fate film tragici sull'argomento lavoro o salute. Nervosetto come voi anche il quattro zampe che non sa se accogliervi con le solite feste mostrandovi denti o unghie. Evidente che risente della vostra tensione imitandola. Naturale, il suo modello siete voi. Non c'è dubbio che le relazioni ti stanno sicuramente portando in posti interessanti. Oggi può aprire le porte a nuovi ed entusiasmanti sviluppi. Una in particolare può condurvi in un luogo molto interessante e romantico. Sole, Nettuno e Giove, forze espansionistiche di ottimismo, affettività e di metamorfosi sono tecnicamente a voi contrarie. Non vi adombrate se notate qualche silenzio di troppo nella persona che avete scelto di avere accanto, specie se siete della terza decade. Si tratta soltanto di stanchezza per le sue questioni lavorative personali. Lavoro e denaro? Tensioni sul lavoro. Forse perché non siete soddisfatti e vi sentite sottovalutati rispetto alle vostre potenzialità. Non dite nulla ma sotto sotto avvertite una profonda umiliazione, accompagnata da un abissale senso di ingiustizia. Coraggio, portate avanti la vostra preparazione culturale con corsi di aggiornamento o un master, i tempi sono difficili, ma arriverà anche il vostro momento e allora sì che svolgerete il lavoro dei vostri sogni sentendovi pienamente realizzati. Successo a un esame perfino contro le vostre aspettative, vero che studiate parecchio ma un voto così eclatante non lo prendevate da un pezzo. Chi fa da sé fa per tre. Fidatevi del vecchio adagio. Dovete sbrigare da soli gli affari a cui tenete di più. Solo così vi assicurerete il successo a cui aspirate da tanto tempo. Una proposta allettante di collaborazione lavorativa vi entusiasma considerevolmente, se avete scelto di svolgere una libera professione, in special modo se appartenete alla seconda decade virginea. Cercate, prima di rispondere di sì, una persona che vi consigli e vi faccia capire e rifletterci su meglio. Benessere. Se poi inavvertitamente andate a sbattere contro qualcosa procurandovi un bel livido il dolore passa in un attimo, nemmeno il tempo di reai, ma l'ecchimosi resta, facendo pensar male colleghi e vicini del vostro partner. Non sia mai. Fate molta attenzione, soprattutto se siete alle prese con lavori particolarmente impegnativi o pericolosi. Tenete sotto controllo il nervosismo e occhio alle distrazioni che possono procurare danni. Per lei, strano, voi, femmine, oggi ce l'avete con le altre donne in generale, soprattutto le colleghe e le vicine che giudicate gelose e pettegole. Non siete piuttosto voi ad esserlo, casomai siano più giovani e carine di voi? Per lui, focus sulla salute, per essere più sereni andate a salutare il vostro medico di base che non vedete da un sacco di tempo. Sarà contento di rivedervi, quasi quasi ne sapete più di lui. Colore delle emozioni, grigio perla. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 8. Finanze, 6. Benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.